Cordenons lascia 7 punti, ma lascia una partita che potevate forse portarvela fuori, e poi alcune situazioni negative vi hanno portato a uscire sconfitti da questo incontro contro il DGM. Non una partita eclatante, però che cosa è successo secondo voi? Dove si è persa questa gara? Ma una partita sicuramente alla portata di tutte e due le formazioni, e ci abbiamo creduto fino alla fine perché era giusto così. La partita appunto ha avuto dei diversi ribaltamenti a favore di uno o dell'altra squadra. E purtroppo probabilmente anche la nostra giovane età ci ha portato un po' a fidarci anche a volte esclusivamente palloni ai nostri senatori, che magari oggi non hanno fatto canestro, per cui magari c'era forse bisogno di un po' più di responsabilità da parte dei giovani, che si prendessero i giusti tiri che comunque in allenamento normalmente prendono. Diciamo poi che i giovani, insomma, si può mettere a bilancio il fatto che perdano un pallone, che magari facciano un tiro non in equilibrio, eccetera, però, no? Sì, sì, appunto, per cui comunque questo tiro però certe volte non è stato fatto a favore di un passaggio a un senatore che magari ha forzato un tiro, per cui magari era meglio un tiro, ma anche perché abbiamo perso la partita e non ci sono grossi drammi. Noi, il nostro obiettivo è sicuramente quello di addestrare questi giovani ai campionati futuri senior, per cui questo qui per noi è solo un trampolino per lanciare questi giovani. In fondo hanno anche delle qualità, insomma, diciamo, perché hanno fatto vedere in fondo che ci stanno, insomma, in questo campionato. Poi dopo possono sbagliare, appunto, ripeto. Assolutamente, proprio per quello noi a volte siamo più noi a riconoscere le loro qualità che loro stessi. Vorremmo che loro si rendano conto che possono tranquillamente sbagliare le cose, basta che la facciano con convinzione. A volte anche le cazzate fatte con convinzione possono riuscire delle buone cose. A volte delle cose giuste fatte senza convinzione non hanno la stessa efficacia, per cui direi che comunque è una lezione per i giovani, ancora di più visto che sono dei giovani, hanno il loro campionato giovanile e giocano un campionato senior, per cui comunque speriamo, molto spesso dalle sconfitte si guadagna qualcosa di più che non dalle vittorie fatte male, per cui una sconfitta ci porta a delle riflessioni e magari anche a far vedere ai nostri giovani dove saranno gli errori. Infatti contiamo molto nel vostro filmato della partita. Si è vinto di 7, 68-61. Io ho detto anche in cronaca che ti chiedevo una certa cosa. Ho visto un terzo, quarto periodo, metà, dove c'era un quintetto anomalo, però un quintetto che ha tenuto ed è andato anche su di vantaggio. Quindi ecco, non dico che stai facendo delle prove, però hai anche delle caratteristiche, insomma, che puoi tirare fuori da questi giocatori. Sì, dici bene, le prove ci sono e sono in atto, anche perché dobbiamo cercare di sfruttare e avere più armi possibili nel nostro arsenale. Oggi contavano solo i 2 punti, lo spettacolo del gioco magari ha lasciato un po' risentire per i primi 2 quarti, poi al terzo quarto abbiamo avuto sicuramente una reazione molto positiva, è venuto fuori Chiti con una grandissima partita e quel quintetto anomalo forse ha messo un po' di energia e ci ha permesso forse di iniziare a cambiare un po' su tutti, cosa che magari non avevamo fatto prima, e ha portato dei buoni frutti, quindi siamo felici per la vittoria. 2 punti sono sempre 2 punti. In qualche periodo avete un po' subito però magari il Cordenons, perché siete andati anche sotto di 7, insomma, sì. Altalenanti, no? Beh, diciamo che, come ti ho sempre detto, e non voglio essere ripetitivo, la pallacanestro non è un'azione io, un'azione tu, no? È cercare di difendere il più possibile per cercare di avere più possessi poi da poter giocare in fase offensiva e creare quei vantaggi che ti possono permettere di vincere una partita. Quindi sì, effettivamente per un tratto della partita ci stavamo adattando facendo un attacco noi, un attacco loro, senza metterci del proprio. Poi per fortuna le cose sono cambiate ed è andata bene. Posso
dire anche che, contrariamente a quanto io ho visto nelle altre partite, a un certo periodo non avete buttato via, avete giocato comunque sempre tra virgolette di squadra, insomma, ecco, no? Cosa che non succedeva. Sì. A parte i tiri liberi, che è sempre il nostro crucio, perché tiriamo con delle percentuali da... Zaccheli, quello per gli altri ha segnato. Sì, dai. Sì, va bene, però Zaccheli fa parte della squadra, io poi guardo il computo finale dei tiri liberi di squadra. Un po', ecco, se devo recriminare, guardare il bicchiere mezzo vuoto, devo dire troppi tiri liberi sbagliati e... Troppe palle perse, perché l'economia delle palle perse non ti può far fatica in difesa per recuperarne e poi regalarne con un passaggio a vuoto. Ma intanto, insomma, settimana che si dorme, tranquilli. No, beh, io ho sempre dormito, si va in palestra sempre con lo stesso spirito, poi lo sport insegna che puoi vincere o puoi perdere. Questo è il bello brutto di questo sport. Detto questo, hai detto proprio bene. Adesso ci gustiamo questi due punti, e adesso affronteremo un trittico di partite molto importanti che in seguito da Fagagna, Romance e Servolana, e da lì capiremo se siamo fatti per stare a un certo livello oppure se dover iniziare a preoccupare per la classifica. Questo è il marchio BH, questo è il numero 12 e chi lo indossa è Raffi Chiti. Perché l'abbiamo qui? Perché in fondo hai fatto un'ottima partita. Beh, ottima forse un po' troppo, una buona partita. Allora, avete vinto, secondo te dove è stata firmata questa vittoria? Boh, sul gioco di squadra, secondo me, soprattutto in difesa, abbiamo giocato molto bene, abbiamo tirato fuori le scatole, diciamo. Quando magari loro cercavano di fare qualche cosa ed erano sopra nel punteggio, voi comunque siete stati compatti. Chi è che sta facendo? Mike Puto, fa simpatico. Vieni qua Mike, vieni qua. Adamitico. Allora, no, ecco, la tua prestazione insomma è con rimbalzi, con tiri da tre dei due angoli, con canestri da sotto, insomma mi pare che, contrariamente al solito ti dirò, non hai buttato via i palloni. No, purtroppo non mi sono entrati molti tiri da tre, però sono entrati, mi sono entrati due, ne ho tirati altri che non sono entrati, anche per sfiga, non è stata giornata da tre, però... Contrariamente dal solito sono andato molto di più in penetrazione ed è andata bene, dai. Cosa diciamo al capitano Zaccheli che dal tiro libero, tranne gli ultimi quattro tiri, non ne ha fatti neanche uno? O almeno due, è un percentuale scarsissimo. Boh, durante la partita non è andata bene per lui, però si è ripreso sul finale quando serviva, ha messi e quindi bene. Adesso più serenità insomma alla fin fine, no? Sì, molta serenità, adesso prepariamoci alla prossima partita che sarà tosta. Bene.